Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, della grande chiesa, la chiesa di San Pio, per ricordare oggi un suo confratello, che lo vogliamo proprio definire così, il predicatore di Padre Pio. Vogliamo ricordare Padre Marcellino Iasenzaniro, che è venuto a mancare nel luglio del 2021. Fai quello che ti dicono i superiori, altrimenti te ne pentirai per tutta la sua vita. Furono queste le parole di Padre Pio da Pietrelcina nei confronti di un giovane frate, allora studente, Fra Marcellino, che dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1954, il 21 febbraio, si recò a Roma per conseguire la licenza di teologia, quindi successivamente a Milano per laurearsi in lettere all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quest'ultima non fu una sua scelta, infatti non se la sentiva di continuare a studiare e chiese così tempo prima di dare una risposta ed espose questa sua titubanza proprio a Padre Pio da Pietrelcina, che gli rispose di obbedire. Te ne pentirai per tutta la vita, sa? E così Padre Marcellino obbedì. Poi i titoli di studio che conseguì trovarono un felice connubio proprio con le sue doti comunicative straordinarie. Padre Marcellino diventò un vero e proprio predicatore ricercato, apprezzato, chiarezza espositiva, accattivante comunicazione, che faceva un continuo riferimento all'esemplare esistenza di San Pio da Pietrelcina. E ce ne siamo accorti anche noi telespettatori di Teleradio Padre Pio, quante volte abbiamo ascoltato Padre Marcellino con le sue omelie gratificanti e allo stesso tempo il pensiero, poi sempre dedicato a Padre Pio da Pietrelcina. E di Padre Marcellino oggi vogliamo ricordare, attraverso le sue testimonianze, di cui Un Minuto con Padre Pio raccoglie tantissime testimonianze raccolte da Padre Marcellino nei suoi testi. Ad esempio qui abbiamo il padre, testimonianze, la missione di salvare le anime. Infatti, scrive Padre Marcellino, Padre Pio ha sempre affermato: la mia missione è quella di salvare le anime. Con questa sua esternazione gli offre come una traccia che questo lavoro intende eseguire. Questo lavoro, il suo lavoro. E da qui vogliamo soltanto recuperare un piccolissimo passaggio per condividerlo e soprattutto per ricordare proprio dinanzi a questa chiesa che lo ha visto celebrare più volte delle parole di Padre Pio. Infatti racconta Padre Marcellino: di fronte al male che è nel mondo, anche se non ne facciamo esperienza diretta, rimaniamo pur sempre sorpresi e sconcertati, scrive Padre Marcellino, specialmente se tutto proviene dall'abuso della libertà dell'uomo. Allora ci rifacciamo allora, un po' ingenuamente, ai tempi passati, che appaiono così ai nostri occhi migliori di quelli che viviamo. Alla contessa Teflen, un giorno, che si lamentava di quanto male vedeva intorno, Padre Pio disse: non ti meravigliare di niente, ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre guai nel mondo. Una figlia spirituale attesta: il padre non voleva che noi facessimo gli scandalizzati di fronte al peccato di un fratello, e induceva a fare questa riflessione. Se noi non commettiamo un peccato è solo perché il Signore ci mantiene lontano dalla caduta con la sua grazia. Ma poi, scrive Padre Marcellino, aggiungeva Padre Pio, il Signore spesso permette di cadere in peccato ad uno che si meraviglia dei difetti degli altri.